A Sulmona arriva la fibra ottica con la Sinet Fiber, il sistema di connessione permanente a banda ultralarga che avviene utilizzando cavi in fibra ottica anziché i tradizionali cavi a rame. Il nuovo sistema permette una maggiore velocità nelle connessioni internet. A proporlo nel centro Abruzzo sono gli imprenditori locali Cristian Pace e Vittorio Fusco, referenti della società Sinet, sistemi informatici e networking, che hanno spiegato i vantaggi del nuovo mezzo trasmissivo nell'open day di presentazione lo scorso sabato nel negozio Olitecnica di Sulmona. Il nuovo mezzo trasmissivo che utilizza come per trasmettere i segnali la luce. E la luce che rappresenta la velocità della fibra ottica e della trasmissione dei dati. E vogliamo far capire ai cittadini di Sulmona quali sono le vere potenzialità, come lo streaming in HD in tempo reale, la videofonia e la trasmissione dati ad alta velocità. La tecnologia in fibra ottica consente di avere dei servizi maggiori e di consentire anche una qualità del servizio e una stabilità della connessione non paragonabili sicuramente agli altri mezzi trasmissivi attualmente utilizzati, come ad esempio il rame o il wifi. Sicuramente abbiamo proposto per la città di Sulmona dei prezzi competitivi che sono paragonabili ai prezzi delle attuali ADSL. E garantiamo ai nostri clienti dei servizi sicuramente qualitativamente migliori. L'appuntamento dello scorso fine settimana per presentare la Sinet Fiber è servito per illustrare le differenze tra la DSL classica e quella in fibra ottica, che garantisce prestazioni superiori in termini di capacità trasmissiva, in grado di trasportare una maggiore quantità di dati per unità di tempo. Le differenze sostanziali sono due: la larghezza di banda, che è la quantità di dati che possono essere trasmessi contemporaneamente, e i tempi di risposta, ovvero i tempi con cui la connessione risponde alle richieste dell'utente, che ovviamente con la fibra ottica, parlando di una trasmissione attraverso i fotoni della luce, avviene in maniera quasi istantanea. Quindi i contenuti richiesti, oltre ad arrivare in maniera molto veloce, arrivano anche in quantità. Questa è appunto la larghezza di banda che permette di trasportare contemporaneamente contenuti video, contenuti di navigazione, come dicevamo prima, la videotelefonia e i film in streaming ad alta velocità. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri collaboratori, i nostri partner e in particolare anche l'amministrazione di Sulmona nella persona del sindaco Ranalli, e della giunta e del tutto lo staff dell'ufficio tecnico che hanno reso possibile la realizzazione di questa infrastruttura. Non da meno vorrei ringraziare i nostri collaboratori come Olitecnica, che ci danno un grande supporto e sono anche i nostri referenti commerciali di zona.